Non ho lanciato nessun allarme. Ieri sera è venuta una cosa orribile qua al Parco Verde, c'è stata una stesa, noi abbiamo solamente pubblicato quello che è successo perché gli italiani potessero sapere che cosa succede e che sta succedendo dopo la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il che vuol dire che secondo me i topi si sentono stanati, perché dove non ci sono i gatti i topi ballano, questi topi hanno ballato per tanti anni, forse evidentemente, ma questo è un pensiero mio, forse evidentemente sentono che qualche cosa di serio sta avvenendo e quindi si liberano in questo modo. Bando a tutte le polemiche di questi giorni sono state inutili e strumentali, insomma, perché che le forze dell'ordine da sole non bastino, ma questo lo sa anche mia nonna, che ci vuole la cultura, che ci vuole la scuola, i servizi sociali, la bellezza, lo sport, ma su questo non ci sono dubbi e stiamo cercando anche di fare questo. Però, detto questo, che ieri sera, quando questi folli sono arrivati a folle velocità, con il loro Kalashnikov sulle spalle sparando all'impazzata, ieri sera ci volevano le forze dell'ordine. Quello che è successo ieri è una vergogna per Caivano, per Napoli, per la regione Campania, per l'Italia, per l'Europa. Non è concepibile che in Europa, in Italia, in Campania esiste una parte di territorio, una parte di popolazione che debba vivere come hanno vissuto ieri sera questi miei parrocchiani. Io sono convinto che torneranno, non è che temo che torneranno, è successo sempre così. Quando non lo so, ma io sono convinto che torneranno. Almeno rifacendomi, non perché sia pessimista, attenzione, ma rifacendomi alle vecchie esperienze sono convinto che torneranno, perché se ieri sera sono scappati via, non sono stati acciuffati, in un qualche modo ritorneranno, perché debbono imporre la loro presenza, debbono imporre la loro volontà, insomma, quindi di certo torneranno.